Siamo con il Presidente di sezione emerito del Consiglio di Stato, nonché Presidente del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria, per parlare del principio non arrecare un danno significativo all'ambiente in un'ottica della New Deal, transizione ecologica e l'obiettivo ambizioso che si è dato della neutralità del 2050 dell'Unione Europea. Sì. È un elemento che compone la prospettiva del Green Deal secondo un regolamento dell'Unione Europea, detto regolamento tassonomia del 2020. Però ci troviamo di fronte a una sorta di contraddizione, quello che interessa ai giuristi, perché poi i giuristi parlano tra giuristi e ragionano tra giuristi. Abbiamo un quadro normativo a livello Unione Europea molto dettagliato, davvero parecchio. A livello nazionale però non è altrettanto dettagliato, come dire, c'è una cornice, ma il quadro che sta dentro questa cornice è ancora lacunoso. E questo è un problema dal punto di vista della sicurezza giuridica a cui accennava lei, per i cittadini e per le imprese, perché nel momento in cui intraprendono con un'istanza e un'iniziativa che rientra nel quadro PNRR, sia sul versante ambientale sia sul versante digitale, si trovano di fronte a delle incertezze. Incertezze loro, ma incertezze anche all'amministrazione. E tutto questo cozza con un altro principio fondamentale del diritto della transizione, che è quello del risultato tempestivo. Sappiamo che ci sono delle scadenze molto strette, da qui a 2 anni, se non viene modificato, 2026, e quindi la questione che nasce da questa incertezza è un po' quello che ha raccolto questo convegno che facciamo come Centro Studi Giuridici e Politici insieme a Geseno Ambiente e grazie all'ospitalità molto generosa dell'Università Italiana per Stranieri.